delle altre soluzioni. Intanto mi presento per chi non mi conosce, sono il generale Giovanni Santasia, ex presidente dell'UNCI di Milano, delegato della Lombardia, attuale presidente onorario della sezione UNCI di Milano. Vi do il benvenuto, più che a nome mio, per nome del presidente che è titolare, che non può essere qui presente perché è stato convocato a Roma nel Consiglio nazionale dell'UNCI e non poteva fare, non avendo il dono dell'ubiquità, non può essere qui con noi. Ma mi fa piacere vedere tante facce nuove, tante, e soprattutto un pubblico attento e un pubblico numeroso. Il maggiore Pedica, che è il titolare presidente, desiderava dare il suo saluto personale e quindi io, per evitare di interpretarlo con no, parole mie, lo leggo direttamente. Va bene. Quindi dice: mi scuso per la mia assenza oggi a questo suggestivo evento dovuto alla sopraggiunta convocazione del Consiglio nazionale dell'Unione Nazionale del Concio d'Italia. Desidero indirizzare il mio sentito ringraziamento al comandante militare esercito della Lombardia, il generale Alfonso Miro, qui rappresentato dal colonnello Cordone, per averci permesso di svolgere questo evento culturale nella splendida cornice di questo salone che si chiama Umberto I. Desidero sottolineare un aspetto che mi rende orgoglioso di essere presidente della sezione UNCI di Milano. La vigilanza ai nostri valori di promozione dei valori di difesa e sicurezza della pace, di fedeltà alle istituzioni democratiche, di forte vincolo di solidarietà tra il mondo militare e la società civile, porta nelle nostre file persone di grande capacità professionale in tutti i campi della cultura, che ci permettono di ampliare a dismisura i nostri orizzonti. L'evento di oggi è frutto di queste esperienze di cui l'UNCI fruisce. Non posso quindi non ringraziare con amicizia ed affetto il maestro Luciano Andreoli, sotto la cui guida questo evento ha preso forma e contenuto. Adesso lascio la parola per un invito di saluto al colonnello Pallone, comandante. Benvenuti, sono il colonnello Massimo Apolloni, in rappresentanza del generale Alfonso Miro, comandante del comando militare di Lombardia. Grazie per essere qui, anche per il mio palazzo Zani, per questo bellissimo evento. Cercheremo di ospitarvi, di farvi sentire casa nel mondo del generale. Cedo la parola al maestro Andreoli che ci introdurrà all'evento. Molte grazie.